Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senape che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Un caro saluto da Don Mauro Gandolfo. Dopo la solennità di Pentecoste abbiamo ripreso la celebrazione del tempo ordinario e stiamo celebrando adesso le prime domeniche, che quest'anno ci aiuteranno ad ascoltare e a leggere il Vangelo di Marco. Lo apriamo quindi quasi agli inizi, siamo nella parte dedicata alle parabole. Il Vangelo di Marco ne racconta tre in questa parte, il Vangelo di Matteo 6, ma ecco, è significativo la conclusione del Vangelo di domenica: con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Quindi di per sé le parabole raccontate da Gesù sono molte di più di quelle che sono state trascritte nei Vangeli. Possiamo già da questo immaginare quanto sia stato profondo e ricco l'insegnamento di Gesù, di cui i Vangeli ci danno una testimonianza, come dire, ridotta. E la scelta anche dello stile parabolico, quindi di questo genere letterario, corrisponde al desiderio di usare dei termini e delle espressioni che sono molto facili da comprendere, da afferrare, ma che racchiudono un significato più profondo. Ecco, Gesù, quindi, dopo aver pronunciato le parabole, ai discepoli spiega ogni cosa. Quindi noi dovremmo metterci non tanto nell'animo delle folle che appunto restavano colpite da questi insegnamenti molto semplici legati alla vita quotidiana, ma dovremmo sentirci come discepoli, i quali sono raccolti da Gesù e cercano di comprendere il senso nascosto delle parabole. Ma veniamo alle due parabole del Vangelo di domenica. La prima è propria del Vangelo di Marco, mentre la seconda la troviamo anche nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo. Quindi mi soffermerei piuttosto sulla prima parabola, che parla di questo seme che è gettato nel terreno e che cresce da solo, quasi senza intervento umano. Ecco, il seme, dalla parabola del seminatore, abbiamo scoperto che è la parola di Dio, che viene quindi gettata a piene mani nel campo dell'umanità. Ecco, la parabola ci dice che questo seme ha una sua forza propria, cioè l'effetto del suo frutto non si vede tanto dal lavoro dell'uomo, quanto da una sua capacità propria. Ecco, io direi allora che è una parabola che ci invita ad essere molto umili di fronte anche al nostro ministero di evangelizzatori e di testimoni del Vangelo. Se il Vangelo produce frutto, se il Vangelo quindi diventa, se il seme diventa uno stelo, diventa la spiga, diventa il chicco maturo che poi viene raccolto, non è per una capacità
risorse che abbiamo noi, ma perché ha una sua forza propria. Ecco, questo, come dire, deve essere molto chiaro. Ecco, quindi la parabola ci insegna a dare fiducia al Vangelo, direi, a dire, ma se il Signore semina questa parola, getta questo seme nel campo, non è per nostro merito che arriverà a maturazione, ma è per una sua forza propria. Ecco, quindi la parabola ci invita a scoprire la forza e le risorse racchiuse nel Vangelo. Ecco, questo mi sembra che sia la comprensione della parabola, che come discepoli, ecco, vogliamo custodire. Chiediamo allora che l'ascolto della parola dei giorni feriali o della domenica soprattutto, ecco, produca nella nostra vita questo frutto maturo e che questo frutto sia davvero riconosciuto come un dono che il Signore ci fa, non come frutto delle nostre capacità, ecco, delle nostre risorse. Grazie, a risentirci.